Lacrime e stanchezza sul volto e tanta preoccupazione per chi è rimasto dove la guerra è in furia. Sono giunti questa mattina a Pagani dopo un viaggio straziante i primi 12 cittadini ucraini, 4 mamme e 8 bambini arrivati a Napoli poche ore fa e che ora hanno trovato alloggio presso la parrocchia di Gesù Risorto a Pagani grazie alla disponibilità di Don Antonio Guarracino. Ad accoglierli al loro arrivo Don Enzo Di Nardi, responsabile della forania e direttore della Caritas diocesana, e Rita Greco, consigliera delegata alla sanità, insieme al sindaco Lello De Prisco. Prima di essere accolti presso la parrocchia del Gesù Risorto, sono stati effettuati dei tamponi di controllo presso il punto USCA del mercato ortofrutticolo e al centro vaccinale di Via Carmine. A coordinare l'accoglienza è il centro operativo comunale presso la sede della Protezione Civile Papa Charlie, che in queste ore sta raccogliendo beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Metà, paganese barra ucraina. La mamma è ucraina e il papà è paganese. Diciamo che si trova ancora mia nonna vive tuttora in Ucraina e mio zio sta prestando comunque servizio militare, quindi vivo nella stessa ansia da giorni. E mi sono offerta volontaria magari a dare una mano, a tradurre a quello che dicono, perché la situazione in Ucraina è molto più tragica di quello che sembra. Quindi mi fa piacere di contribuire in qualche modo in questa situazione particolare, insomma. Come sono arrivati qui? Allora, da quello che mi hanno spiegato, sono giunti a Napoli con un pullman e poi da Napoli sono giunti qua con delle macchine. E poi Don Enzo, insieme alla nostra organizzazione, ci permette di ospitarle in diversi centri. Tra cui un'organizzazione di cittadini ucraini che vivono qui nell'agro? Sì, diciamo che siamo una comunità molto unita, quindi cerchiamo di aiutarci uno con l'altro con quello che possiamo. Dove saranno sistemate? Presso famiglie adesso? C'è la disponibilità di ospitarle anche presso le famiglie. Per chi vuole farlo può chiamare il numero di Papa Charlie e deve segnalare obbligatoriamente quanti posti letto ha la disponibilità. Stiamo provvedendo poi ad ulteriori informazioni anche sistemazioni e speriamo che tutto finisca al più presto. Ne arriveranno altri? Noi abbiamo una bimba di 2 anni. Sì, è lì. È meravigliosa. E questi qua se usano pandolini eventualmente, se lo usano ci facciamo dare eventualmente la taglia. Ok, allora mo glielo chiedo. E poi se fanno bene omogenizzati, pastina piccola. Sì, l'ha detto già, omogenizzata a frutta, okay. Una mangio, solo quella a frutta, okay. Ma non mi ricordo più che il bambino mangiava solo frutta. Sì, a seguito della manifestazione che abbiamo fatto siamo riusciti qui a Pagani a trovare un coordinamento all'interno del comune con l'ausilio anche della Caritas. E il nostro primo obiettivo è sistemare tutti quelli che arrivano e avremo questa prima accoglienza, ci ha dato la disponibilità della parrocchia di Gesù Risorto, quindi avremo una prima accoglienza e poi successivamente ci sono già delle famiglie che hanno dato la disponibilità per accogliere gruppi familiari. Abbiamo già altre richieste di persone che stanno per arrivare dall'Ucraina, già si sono messi in contatto e faremo in questo modo accoglienza e sistemazione delle famiglie. Prima di tutto vaccinazione. L'agro Pagani, l'agro Nocerino Sarnese, perché abbiamo tante famiglie disposte nell'agro Nocerino ad accogliere queste famiglie e di fronte a queste situazioni il cuore della nostra gente si apre. Sì. Quanti anni ha lavorato? Ho lavorato qua 6 anni, ci sta. Poi è andata in Ucraina, stavo 6 anni in Ucraina e mo sto ancora in Italia, ma non è per lavoro. Bentornata con un figlio. Sì. Dov'è il ragazzo? È questo qua, questo che sta piccolino. Sì. E ha lasciato il marito a casa? Sì. A casa, si fa per dire, sta combattendo. Sta lì. Ha notizie?
A notizie telefono. Questa notte hanno sceso loro sotto la casa, poi mia mamma pure che al momento sta in ospedale, dice due volte hanno sceso tutti i malati, quelli che possono camminare, scesi sotto. Loro dicono soltanto dovete scendere, basta. E tutti vanno sotto. In quale città? Da quale città viene? Da Cernauzì. Distrutta? La città è stata colpita da bombe? No, la nostra no. La nostra no. Con Pullman. Siete andati prima dall'Ucraina fino a Romania, come? A piedi? A piedi, sì, a piedi, perché con la macchina siamo arrivati vicino alla frontiera e poi a piedi. Con i bambini, i carrelli e per forza. Tutto un gruppo che avete viaggiato insieme. E questo noi siamo amici, comari, non è che gente, noi siamo cresciuti insieme. Ma qui in Italia vi troverete bene? Com'è? In Italia qui vi troverete sicuramente bene. Sì, ma non vogliamo stare tanto tempo qua, no? Certo. A notizie dall'Ucraina di che cosa stia succedendo per questo non mondo, dicono niente di buono. Non si sa niente di buono. Signora, io le faccio gli auguri, di più non posso. Si faccia solo coraggio, lo faccio per il bambino. Grazie, soltanto per questo abbiamo fatto, perché pure lei tiene i bambini, i nipoti o... solo per loro, perché non si sa se cade qualche bomba, se come questi bambini dopo crescono, che succede, non lo so. E perciò abbiamo fatto questo. Sarete accolti adesso in famiglie o in parrocchia, comunque troverete un luogo sicuro e tranquillo. Vi ringraziamo di tutto, a tutti gente. Forza, grazie mille. Grazie di tutto. Grazie. Ok. Il marito sta combattendo? Il marito sta vicino alla mamma, buona, mio papà è fatto internato. Buona. Parlare pure tu? Hi. La bocca dai, ciao. Ok. Ci avrebbe fatto piacere, ecco, che venissero qua come turisti o come in vacanza, come ospite. Purtroppo sono qui per l'emergenza guerra che tutti conosciamo, per cui accogliamo. Certo. E il popolo ha risposto anche che il primo approccio sia quello del tampone, per poi allocarli in questo caso nella chiesa di Don Antonio al Gesù Risorto, così come altre verso le suore, ma è un lavoro che faremo anche lì dove si dovessero allocarsi presso famiglie o anche per il ricongiungimento familiare. Con il COC abbiamo discusso di questo in questi giorni, vorremmo essere, non dico perfetti, ma l'organizzazione deve rispondere su tutto, anche su questo. È molto molto commovente vedere questi piccoli bambini che stanno in viaggio da 3 giorni, è stato veramente straziante, però mi va di fare un plauso a Pagani, tutta Pagani, nonché tutti i commercianti del Carmine di fronte alla chiesa, a partire dal macellaio, bar, indumenti, hanno messo a disposizione tutto, addirittura volevano dare soldi. Noi abbiamo detto di no, però la macelleria ha messo a disposizione la macelleria, il bar, bibite, il negozio dei vestiti ha detto venite, fate vestire queste persone. 2 ragazze paganesi hanno portato torta, dolci, panettoni, è stata una scena. Il popolo ha risposto. Ha risposto benissimo, io voglio dire grazie a Pagani per la solidarietà che hanno avuto con questi bambini, che
sono stati vicini all'amministrazione per questa scelta che ha fatto, e il merito va a loro, nonché a due persone che sono andate a prenderli a disposizione a spese loro a Napoli, nonché Don Antonio Guarracino, che ha messo a disposizione la canon della chiesa, Don Enzo Di Nardi e il gruppo dell'USCA, la dottoressa Campanina con il dottore Lombardi a disposizione per i tamponi, come sono arrivate la protezione civile, sì, la Croce Rossa che aveva messo a disposizione tamponi. Pagani si fa onore, almeno queste cose gli dobbiamo dare il vanto che merita.